C'è lotta, la chiusura con Rockefeller di No che prevale nei confronti di River Jet, poi Rebecca Griff. Passa Villani con River Jet e scende lungo i birilli. 13 e un battito il lancio e siamo al completamente la piegata con Rebecca che si presenta a chiedere strada. 400 violenti in 28 e 7, la Rebecca passa, rimane nasino al vento, ribot gallo, oggi per il momento indenne da rottura. E il targato Deni prende la via del largo dietro il targato gallo. Lontani l'8 e il 3, 43 secchi 600, si viaggia. E Riverjet fa una mezza ruota e poi si affaccia. Allunga la Rebecca, il mezzo miglio è volante in 58 e 6. Penultimo rettilineo con Rebecca, River Jet, sempre in pole position. Poi l'avanzata di Ribot Gall che si trascina Rolex Deni. 13 e 7 il chilometro, 15 di frazione. Non si lesina in andatura. E cavalli che affrontano la curva finale. Con Ribot Gall sull'errore di River Jet va a diretto contatto con la Rebecca. Si affaccia anche il Deni per anticipare Rossana Griff, di dentro guadagna Rockefeller di No. Viene via Rolex Dani al largo di tutti, anticipato da Ribot Gall. Insiste il Deni, lotta serrata. I cavalli sono in zona traguardo, la lotta è incerta. E sul traguardo il ragionier Gallucci, ancora una volta, terzo il numero 5 di Rebecca Griff, 1.57.8, 1.13.6, finalmente indenne da rottura, abbiamo visto il vero volto di questo Ganimede, ennesimo Ganimede, del team dei chiattoni animati, Romeo Gallucci al doppio, in questa quinta. 9,68 al totalizzatore in questa quarta, chiedo scusa del convegno, alla grande il rientrante Rolex Deni, che trovate anche un po' di traffico, ottima per la prossima questa Rebecca Griff che ha stracurso per i colori dell'avvocato.